La prima cosa che voglio dirvi brevemente è grazie, perché fare un'assemblea dopo questo periodo che non è stato semplice per nessuno, immagino, nelle assemblee territoriali, nella gestione di tutto quello che è successo, è qualcosa che a me sorprende sempre, perché qualcuno può pensare che di fronte alla situazione che viviamo si stupisce del fatto che non ci sia qualcosa di più grande. A me stupisce proprio il contrario, di fronte alla paura, alla barbarie che viviamo, il fatto che già qualcosa del genere esista contro ogni logica, contro ogni determinismo, ma solamente per la volontà di individui, collettivi, assemblee che si muovono comunque da tutta Italia, è qualcosa che veramente rende l'idea di cosa significa quando si decide di agire e non di attendere. E su questo è veramente già dato della storia di quello che si è ripetuto e si è ripetuto negli anni. Invece abbiamo fatto qualcosa di diverso, abbiamo fatto qualcosa che va esattamente al contrario. Ed ecco, su questo le circostanze che abbiamo di fronte rendono ancora più indispensabile che noi manteniamo questa qualità, questa modalità di agire, questa impazienza. Ce l'hanno detto più e più volte che siamo stati troppo impazienti a voler fare qualcosa del genere tutti insieme in questo momento, in questa fase, senza che ci fosse il tempo necessario per parlare e riparlare, per discutere di tanti aspetti. A me veniva in mente su questo, sarà che nell'ultimo periodo che stavo vedendo i mondiali di pallavolo femminile, mi veniva in mente invece quella che è una grande citazione di un grande allenatore di pallavolo, che è Giulio Velasco, e che parlava proprio di questo, della teoria degli alibi, di quanto troppo spesso si perde tempo a parlare dei problemi, delle responsabilità che hanno gli altri, a non affrontare come si possono immediatamente risolvere. Significa che vai a costruire una squadra, che quando costruisci una squadra, quando le circostanze poi saranno favorevoli, tu non sarai semplicemente capace di vincere qualche battaglia, sarai veramente inarrestabile. Ed è quello che sono convinta che ci aspetta, perché le circostanze che abbiamo di fronte, lo dicevamo già a Grosseto quest'estate, di un governo che ha fatto, diciamo, della sua saccenza nelle sue politiche economiche, così come anche della sua spietatezza verso i più deboli di questo paese, verso le marginalità. Bene, questo governo non avrà vita lunga, ed è un dato, è qualcosa che è nelle cose, perché un governo reazionario che cerca di portare indietro la lancetta della storia, che cerca di affrontare le questioni sociali senza affrontare veramente la questione della distribuzione della ricchezza, di una patrimoniale seria, della ripubblicizzazione dei servizi strategici, è un governo che non andrà mai a rispondere ai problemi sociali, ma andrà solamente a costruire e allargare il processo di crisi economica che si va aggravando in questo continente e non solo. L'abbiamo visto in questi anni, se ci guardiamo indietro, a volte nella fretta delle cose veramente non te ne rendi conto, ma ogni anno è successo qualcosa. Abbiamo avuto la Brexit, abbiamo avuto l'ascesa di Trump, abbiamo avuto la guerra commerciale, la situazione in Libia che degenera giorno dopo giorno e costringe sempre di più migliaia di persone a cercare nuove vie per riuscire a trovare una vita migliore. Sono situazioni che cambiano rapidamente, e rapidamente noi per questo dobbiamo costruire qualcosa di diverso, e dobbiamo farlo in maniera completamente diversa dal passato, perché noi non ci mettiamo semplicemente a fare senza ragionare, noi stiamo costruendo un progetto, come se stessimo immaginando da architetti qual è il palazzo che vogliamo avere di fronte, quali sono le fondamenta che dobbiamo costruire. Se noi oggi riusciamo a radicare, a costruire le fondamenta, saremo meravigliati noi stessi nel vedere il risultato del progetto che stiamo immaginando adesso e a portarla avanti fino in fondo. E chiudo veramente brevemente con una piccola cosa. Mi ricordo quando ci fu la mobilitazione in Grecia, la famosa questione che portò poi al fallimento e all'aggravamento delle misure di austerità in quel paese. Però ci fu anche ovviamente un movimento di massa incredibile. Come tutti, penso, in questa sala ognuno di noi rimase colpito, perché finalmente si parlava in qualche modo dei temi reali, no? Invece di parlare del migrante, invece di parlarti della criminalizzazione di turno, dell'episodio di cronaca, si parlava proprio dei veri problemi di questo paese. Si parlava delle banche, si parlava della Troica, si parlava del Fondo Monetario Internazionale, si parlava di Schäuble e di quello che stava succedendo. E vedevi poi un popolo in mobilitazione, vedevi le piazze piene, vedevi cortei, vedevi gente che credeva di poter cambiare qualcosa. E mi colpì, al di là delle valutazioni
che si possono fare, qual è il giudizio e l'approccio che ebbe in una sua dichiarazione all'epoca il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che disse espressamente: quello che sta succedendo in Grecia mi preoccupa, ci preoccupa gravemente, perché è come se fosse una nuova primavera, un nuovo 68, perché si vede, c'è un clima che forse non è ancora di quel tipo di mobilitazione, ma sta costruendo un'impazienza. E quando quell'impazienza non ha più un aspetto marginale, non ha più un aspetto individuale, ma diventa contagiosa, diventa un'impazienza sociale, ecco, l'impazienza è il preludio delle grandi rivoluzioni.